Navigazione precisa. Mare forza 8. Pensiamo di arrivare al porto. 20-30 anni credo. No, per te. Per te, per con te, dimmi qualcosa, sei dentro l'Artist Diary forse numero 16-17. Numero 16-17, saluto tutti gli amici dell'Artist Diary 16 o 17, Diary, scusate, Diary è mio amico. Siamo qui, abbiamo fatto più o meno qualcosa, abbiamo registrato un promo, in due, un duo ovviamente. Insomma, Songwriter Tribute va avanti, prosegue, si evolve. I'm off the deep end, watch as I dive in. I never meet the ground. Cross to the surface where you cannot us. We're far from the shallow now. In the shallow. Sha la 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 lo, in the sha lo. We're far from. We drink away a daisy weed, I take away a pizza. Before the text message was the only way to reach. And now she say, at my place the lot to where I treat. Singing as I read. Ciao, allora intervengo in questo Artist Diary perché devo un pochettino fare un riassunto di quello che è successo in quest'ultimo periodo, perché sono successe veramente tante cose. La prima, non andrò in ordine, questo qui. Il volantino, la locandina, tra l'altro fatta appunto dal centro socioculturale COP di Novate Milanese, che saluto tutti gli organizzatori e ringrazio. Sabato 26 ottobre c'è stata appunto la prima data del Songwriter Tribute. Lascio qualche spezzone qui per... anticipo, è andato benissimo alla grande. La seconda è che è uscito finalmente il mio secondo romanzo, Avanti Entra. Faccio vedere un piccolo sprazzo del trailer. Che racconta una storia particolare, è il mio primo thriller horror che scrivo e ne è stata fatta una recensione fantastica, che non sto qui a mettere perché si può trovare tutto al riguardo di Avanti Entra digitando su Google Avanti Entra Michele Mirenna. Non è mai una cosa semplice, soprattutto oggi, e non è una frase scontata, lo dico perché giustamente sempre meno gente ha tempo di scoprire nuove cose, quindi anche avere il coraggio di far uscire qualcosa quando quella cosa tenta comunque di far star bene qualcuno, quindi spero sempre di comunque sia di far
fare qualcosa che faccia stare bene qualcuno, che sia una canzone o una storia. Ultima, ma non ultima appunto, per usare questo luogo comune che non mi piace mai usare, questo è questo qua, che perché ho firmato un contratto col management, la Gerli Music. Stiamo lavorando, è da pochissimo che ho firmato con loro, però è un passo avanti, quindi si prosegue, vai. Nutella. Auguri Marta. Grazie. Tanto. Allora, giornata di prove. Se non mi tiro dietro qualcosa, sta diluviando. Prima delle due prove generali per la serata del 29 al MEMO. Non ti avessi incontrato, io che qui sto morendo e tu che mangi il gelato. Tu corri come il vento e sembri una farfalla, e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla. Sei paura andar lontano, puoi volarmi nella mano. Prima di questo, il 23, sarò a Peschiera Borromeo al Teatro di Sica con l'associazione, perché sono ospite, dovrò cantare un pezzo di Nia Martini e soprattutto canterò Gioco Forza Salviamoci col nuovo arrangiamento, perché il brano appunto finirà nell'album, nella compilation del premio Nia Martini come vincitore appunto. E oggi piove. Questa è la cosa notte. Non mi dire, io volevo prendere tutto in terra. Che e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende. Perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente. Facile spogliarsi a luci spente, mi guardo come sono fuori e tu sei dentro. Pelle che soffoca, ossa che piangono, curami, lasciami così come vuoi. Le nostre braccia non riescono a stringere completamente ogni parte di noi, e la mia pena non trova più sazio da fame di quello che forse non puoi completamente salvare.
come faccio a salvarti se tu come me salvarmi non puoi? Gioco forza a Parigi, ma te, gli amici e poi voi. Sarà, perché Casa Mia Martini fa anche un premio, appunto, che dov'è il premio? È quello poi di far salire su questi palchi i ragazzi che ci conoscono e che vengono a casa nostra. Lo presenti tu? Certo, Michele Mirenna. Ma scrive, ha scritto una canzone bravo. Molto bella, secondo me molto intensa, che tratta anche un tema importante. Non voglio aggiungere altro, non so se vuoi dire qualcosa tu. Sì, magari nel brano è una storia, io più che altro ho cercato con questa storia d'amore che parla di un rapporto tra due ragazzi rispettivamente malati di bulimia e anoressia, ed è una storia più che altro che regala speranza, perché al di là della violenza e dell'amore non corrisposto e a volte abusato, c'è anche speranza nel nostro mondo. E insieme questi due ragazzi, facendo un viaggio a Parigi, iniziano a curarsi un po' fra di loro. Ascoltiamo? Certo, e poi il brano dopo, successivo di Mia Martini sarà Donna, anche lì toccheremo un argomento abbastanza crudo. Molto delicato, visto che questa serata è dedicata. Quindi prima Gioco Forza, Salviamoci, e poi Donna, Michele Mirenna. Grazie, palco è tuo.